parametro amministrativo. Prima di dare la parola all'assessore Corradino per introdurre l'argomento, volevo dire che su questo realizzazione del regolamento sono particolarmente contenta, perché l'idea di fare un regolamento è venuto fuori da due distinti, su proposta del consigliere Concerto e su proposta del consigliere Gaspar e del consigliere Russo. Ed è stato però oggetto di lavoro, di studio da ben due schieramenti. Questo dico è per me motivo di speranza, che vedo molto del cuore questo consiglio. Penso che molte sicuramente possono essere superate per lavorare insieme. Poco fa mi trovavo insieme al consigliere Spade e dicevo che il nostro unico fine è il paese, è la soluzione dei problemi del paese, indipendentemente dalla posizione in cui ognuno di noi è collocato. Abbiamo lavorato per due strade insieme. Hanno fatto i più giovani che una ricerca su, diciamo, su quelle che potevano essere i regolamenti di altri comuni. Siamo stati coadiuvati in maniera magistrale dal dottore Cuzzo, che è sempre disponibile, veramente, e questo non finirò mai di ringraziare. Quindi adesso passo la parola all'assessore per l'introduzione del tema. Io voglio dire che il parametro amministrativo è previsto dalla legge numero 64/2014 all'articolo 24, e con questo patto amministrativo quei cittadini che si trovano in difficoltà, non hanno pagare i contributi comunali, possono barattare parte o tutto il proprio debito attraverso lo svolgimento di una attività lavorativa con di utilità. Io penso che questo regolamento arricchisce, diciamo, un ulteriore strumento, diciamo, di politica sociale a favore di persone disagiate della nostra città. E sono anch'io, mi associo a quello che ha detto, diciamo, il Presidente, contento perché questo regolamento è frutto del lavoro e collaborazione tra l'amministrazione comunale e i consiglieri di minoranza e di maggioranza. Questo proprio ci dimostra che quando vogliamo fare le cose insieme le possiamo fare e sappiamo fare anche bene. Quindi ringrazio anch'io per l'intervento tutti e per la collaborazione. Grazie Assessore, l'assessore del regolamento è stato oggetto di valutazione da parte della prima commissione. Presidente Sicona. Sì, è stato oggetto di lavoro della prima commissione, l'assessore dei regolamenti, dove sono state già precedentemente delle modifiche che poi sono state adottate anche in commissione. Ma non è utile che ieri ora, perché già è arrivato, mi sembra, gli uffici
utilizzare per una sorta di considerare che vuole ripristinare la, come si dice, la servitù, la polvere, cose che io veramente, però dico questo, non lo so. Può usufruire
l'operazione della pandemia in maniera di una distrazione voluta dal sottoscritto, proprio perché mi è piaciuto in questo clima di serenità e questo clima di unanimità che si è affrontato d'accordo all'argomento e che si è chiaro d'accordo all'argomento. Grazie signor Sindaco, allora poniamo a votazione l'argomento numero 5, avente come oggetto approvazione del regolamento sul baratto amministrativo. Chi è d'accordo che si è seduto, chi non lo è si alzi, approvato l'unanimità. Ecco, prima di chiudere i lavori del Consiglio Comunale volevo annunciare che il prossimo Consiglio sarà tra il 30 e il primo dato obbligatorio perché dobbiamo andare ad approvare gli assestamenti di bilancio. Se ci sono difficoltà per entrare per qualche presenza, me lo fate sapere. Io dal 29